Come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo di radioattività e banane. Due cose che sembrano completamente scollegate. In realtà non è così. Scopriamolo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi scopriremo se le banane sono radioattive e, se sì, fanno male. Gli esseri umani sono sottoposti costantemente ad una radioattività naturale. L'80% delle radiazioni che ci colpiscono sono di origine naturale, mentre solo il 20% è di origine artificiale e quindi è dovuto all'uomo. E solitamente in questo 20% includiamo per esempio le radiografie e la diagnostica immagini in generale, ma non includiamo per esempio la cura di malattie come la radioterapia. Quello è un altro discorso. Oggi ci concentreremo solo sulla radioattività naturale e quindi dobbiamo cercare di capire da dove viene questa radioattività naturale. Un buon 10% deriva dalla radiazione cosmica. Noi siamo continuamente attraversati da particelle che arrivano dall'esterno della nostra atmosfera. A livello del mare siamo abbastanza protetti dalla nostra atmosfera, che impedisce la gran parte delle particelle di passare e colpirci, perché queste particelle interagiscono in primis con l'atmosfera e poi quelle che non hanno interagito arrivano a noi. Infatti, se si sale in altitudine si è più esposti alla radiazione cosmica. Infatti, hostess e piloti di aerei sono monitorati costantemente. Un altro importante contributo alla radioattività naturale lo danno i nuclei radioattivi presenti sulla nostra superficie terrestre. Circa il 40% della radioattività naturale è dovuto a un gas che è presente in tutto il mondo ed è il radon. L'ultima parte di radioattività naturale, da chi è emessa? Nei cibi che mangiamo ci sono due isotopi radioattivi, il celeberrimo carbonio 14 e il potassio 40. Cosa sono 14 e 40 nei nomi che ho detto? 14 e 40 indicano il numero totale di protoni più neutroni. In questo video non mi soffermerò sull'origine della radioattività perché ne ho già parlato in un altro video che vi lascio qui. Sia il carbonio 14 che il potassio 40 sono due isotopi radioattivi e quindi decadono e sono l'origine della radioattività nei nostri cibi. Il carbonio è presente un po' in tutti i cibi, essendo alla base della vita, e quindi lo prendiamo un po' ovunque. All'interno dei cibi c'è sia il carbonio radioattivo che quello stabile, perché gli altri isotopi del carbonio sono stabili. Invece il potassio non è presente in tutti i cibi ed è presente solo in alcuni, per esempio la banana. E da qui deriva la radioattività della banana. Abbiamo detto che siamo continuamente colpiti da radioattività naturale. Ma come si misura la radioattività naturale? Ci sono delle grandezze da dover definire. Una grandezza su tutte è la dose assorbita, cioè quanta radiazione noi assorbiamo. La dose assorbita è quanta energia assorbiamo in seguito all'esposizione a radiazioni. Questa unità di misura però non tiene conto dei danni biologici che potrebbe avere un tessuto in seguito all'esposizione alla radiazione. Se vogliamo fare quel tipo di misura dobbiamo affidarci ad altri tipi di grandezze, che però in questo video non sono importanti perché noi dobbiamo semplicemente vedere quanta radiazione ci colpisce, giusto per farci un'idea. Una delle unità di misura che si usa per indicare la dose è il sievert. Quanta dose emette una banana? 0,1 microsievert, quindi è una dose bassissima. Per quanto la banana sia radioattiva, non può danneggiare l'essere umano. Basti pensare che la radiazione di fondo a cui siamo sottoposti ogni giorno emette una dose di 0,35 microsievert all'ora. Un'altra considerazione da fare sulle banane è che il potassio viene espulso dai nostri reni, quindi la dose del potassio non si accumula nei reni, ma viene espulso. L'essere umano dopo un paio d'ore espelle completamente il potassio e quindi la dose non va accumulata, a differenza magari di altri tipi di isotopi radioattivi, come per esempio il radio, che il radio non viene espulso dall'organismo ma resta, per cui se ingeriamo del radio questo non verrà espulso come nel caso del potassio e della banana. Gli scienziati, per rendere omaggio alla radioattività della banana, hanno inventato una unità di misura apposita, cioè la dose equivalente a una banana, cioè la dose assorbita dell'essere umano equivalente
a una banana. Adesso vediamo a quante banane corrispondono alcune cose che facciamo quotidianamente. Un'ora di fondo naturale corrisponde a 3 banane, in dose equivalente a una banana. Un'ora in volo ad alta quota corrisponde a 50 banane, per la ragione che vi dicevo prima. Una radiografia a un braccio corrisponde a 10 banane. Una radiografia al torace corrisponde a 1000 banane. Un'ora a Ramsar, in Iran, corrisponde a 15 banane. Perché si è pensato di vedere la dose equivalente a una banana di Ramsar in Iran e non in qualsiasi alta città? Perché a Ramsar c'è un'alta quantità di radioattività naturale, per diverse ragioni, ed è uno dei posti più radioattivi dal punto di vista naturale al mondo. E su questa città è stato fatto anche uno studio sui suoi abitanti, come possono vivere in una zona così ad alta radioattività naturale. Se vi va di conoscere quali sono i risultati di questo studio, fatemelo sapere qua sotto, ci porto un video, che è molto molto interessante. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video.